immagini che ci portano in uno splendido parco, quello di Villa Olmo, sulle rive del lago di Como, uno dei più prestigiosi luoghi di rappresentanza che oggi viene gestito dalla provincia. Ed in questo fantastico luogo di rappresentanza sociale e politica c'è spazio anche per gli sportivi, e ci riferiamo per quelli che amano il ciclismo. Diversi dirigenti di società, atleti e naturalmente organizzatori sono presenti a quello che è il momento ufficiale di inizio del giro ciclistico della provincia di Como, manifestazione giunta alla 64esima edizione. Vedete l'auditorium in cui è stato possibile vivere questa importante serata, in cui si sono svelati i segreti dell'edizione 2012 di questo importante gara riservata alla categoria allievi, ragazzi di 15 e 16 anni. Tanti gli sportivi presenti, del resto Franco Bettoni ha invitato tante tantissime persone, ma soprattutto ha avuto un pensiero particolare. E non sono riuscito a pensare altro che al fatto che dobbiamo così dedicare un attimo di raccoglimento, un attimo di pensiero, un attimo di così stare insieme in silenzio per qualche secondo per ricordare, io non voglio dire il nome del cognome, per ricordare quello splendido ragazzino che noi abbiamo perso, il Canturino, i dirigenti del Canturino sono qui in fondo, siete su qui, sono venuti così, vi ringrazio di essere qua con noi e pregherei veramente tutti per questo momento solo iniziale, poi dopo faremo la nostra presentazione, da dedicare appunto a questo ragazzino per qualche secondo insieme. Un doveroso omaggio quindi a Valerio Zeffin, atleta juniores del Canturino, che recentemente ha perso la vita proprio dalle parti di Appiano Gentile, luogo dove abita appunto il presidente e dove verrà praticamente dato il via agonistico di questa manifestazione. Naturalmente è stato presentato anche il nuovo sponsor che affiancherà l'organizzazione con il proprio marchio posto sulla maglia del leader. Stiamo parlando da Moreno, dove tutto costa meno, una serie di negozi presenti in Vertemate, Rancio Valcuvia, Varese, Castrano, Besozzo ed anche in Svizzera. Presenta la serata, e non poteva mancare visto i grandi rapporti di amicizia che intercorrono tra Franco Bettoni e Gianni Somariva, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, e naturalmente alla cerimonia di presentazione di questo giro ciclistico della provincia di Como anche Michele Imparato, lui che è il responsabile della federazione ciclistica per quanto riguarda la provincia di Sondrio, e c'è anche un rappresentante di Alessandro Bonacina per la provincia di Lecco. Andremo poi a capire il perché. Franco Bettoni, sorriso, felicità e naturalmente anche un pochettino di fatica per aver messo in piedi questa 64esima edizione del Giro della Provincia di Como per allievi. Una gara che è entrata nella storia e che continua a scrivere pagine importanti grazie naturalmente all'impegno di tutto un comitato. Sì, di tutto un comitato che fa capo poi anche alle società organizzatrici. Il lavoro da fare quest'anno è stato veramente duro, nel senso che, come avrete visto magari nelle riprese, abbiamo mancato il nostro sponsor principale, che è la BCC di Alzate Brianza. L'amico Pontigia quest'anno purtroppo non ha potuto collaborare con noi e ci è stato proprio difficile anche come così moralmente, perché ci sembrava proprio strano che la banca, dopo tantissimi anni, dopo aver convissuto, si può dire, con questa grande manifestazione,
quest'anno non abbia potuto essere con noi. La fortuna appunto a volte è quella di trovare poi delle persone come Claudio Aldeghieri, il signor Claudio Aldeghieri, che è il titolare dei negozi da Moreno, il quale proprio il giorno dopo che ho ricevuto la lettera dall'amico Pontigia, parlando con lui in 10 minuti mi ha detto così testualmente, dice: cosa ci dà la banca, te li do anch'io. E quindi ecco la grande passione di questo personaggio, la grande passione di questa persona, l'onestà, la sincerità, che ho già provato anche in altri modi, proprio per dare una grossa mano per fare questa 64esima edizione, e siamo pronti anche proprio a fare anche la 65esima dell'anno prossimo, che è un traguardo veramente dal 49, è una tappa, è una gara incredibile, è una gara che dal 49 continua tutti gli anni ad essere rinvigorita, a rinascere, ad avere, l'anno scorso abbiamo avuto, devo dirlo insomma, abbiamo avuto il numero record di partecipanti, con delle tappe bellissime, con un vincitore che ha vinto 4 tappe su 6, Mattia Viel, che sta facendo molto bene anche negli juniores, come fecero bene i Motta, come fecero bene i Bugno, come fecero bene i Sant'Ambrogio, come fecero bene tanti corridori che hanno vinto e disputato e vinto questo bellissimo giro. E poi c'è un ritorno alle origini, potremmo dire, con l'inserimento di una squadra che di fatto appartiene alla provincia di Lecco, ma che è sempre stata storicamente presente nelle organizzazioni precedenti e anche con la partecipazione ai propri corridori. Ci riferiamo all'Unione Ciclistica Costa Maslanaga. È un altro motivo di grande soddisfazione. Quando Costa Maslanaga ci ha chiesto di fare questa tappa, non l'abbiamo lasciato neanche finire il discorso, abbiamo detto subito sicuramente sì. Siamo stati in sede dalla Costa Maslanaga, abbiamo parlato e abbiamo detto sicuramente che questa tappa si poteva fare, abbiamo segnato l'ultima perché è meritevole di fare una società così gloriosa, meritevole di fare l'ultima tappa di questo giro nel 60esimo anniversario della storia, della vita di questo grande sodalizio. Quest'anno ricordiamo che ha fatto il meeting nazionale dei giovanissimi e ha un sacrificio incredibile, insomma, ha dimostrato di farlo alla grande, e come farà alla grande sicuramente l'ultima tappa di questo 64esimo giro. Ed è giunto a questo punto il momento di presentare ufficialmente le maglie che verranno consegnate ai titolari delle varie classifiche. Avete visto entrare la splendida Claudia con la maglia di leader della classifica generale, che è fatta da Moreno, dove tutto costa meno. Un'azienda, abbiamo detto, che avrà una prossima apertura anche del nuovo centro ad Olgiate e Comasco. Questo è il sindaco di Piano Gentile, dove ci sarà il cronoprologo nella serata di venerdì, e il dottor Carlo Pagani naturalmente con grande gioia invita tutti a partecipare. Michele Imparato, nella qualità di presidente provinciale di Sondrio della Federazione Ciclistica Italiana, sottopone all'attenzione dei presenti il 28esimo Gran Premio Interclub Ponchiera, prova di apertura ormai tradizionale del giro della provincia di Como, che conserva questo nome storico, ma che in realtà va a toccare appunto le province di Sondrio e di Lecco, qui rappresentata dal vice presidente provinciale Giovanni Sioni, il coordinatore del giro Franco Bettoni, nonché presidente provinciale Comasco, illustra invece la seconda prova, dove Domenico Macri, presidente del gruppo sportivo Ghisallo, ricorderà Rino Lazzaro Frigerio, Maria Brenna e Renato Conti. Altra prova, la terza per l'esattezza, è la 68esima Coppa 5 Laghi. A presentarla il presidente della Ciclistica Arbese Gabriele Ceruti e il conosciutissimo Adriano Colombo. Siamo alla quarta prova, Società Ciclistica Marianese, lo avete riconosciuto, il vicepresidente Giuseppe Mottadelli, che illustra questa prova, la più adatta ai velocisti, ma attenzione che ci sono sempre strappi da superare prima di giungere all'arrivo. E poi naturalmente spazio, dopo aver ascoltato le parole di Mottadelli, ai dirigenti dell'Unione Ciclistica Costa Maslanaga. Vedete Sergio Pozzi che dà la parola ad uno dei direttori sportivi, più esattamente a quello della categoria allievi. Due atleti sono lì proprio
a tenere in mano il cartello della prova, una prova finale, un ritorno potremmo dire della Unione Ciclistica Costa-Masnaga in occasione del 43esimo Gran Premio Industria del Commercio e Trofeo Limonta, una gara voluta naturalmente ancora una volta dal sempre più appassionato di ciclismo sindaco di Costa Masnaga, Umberto Bonaccina, che quest'anno ha fatto di tutto per portare sul proprio territorio anche il meeting per giovanissimi. Questo è il giro ciclistico della provincia di Como 2020. Ed eccoci ad Appiano Gentile, dove venerdì 17 agosto è in programma la crono di apertura del Giro della Provincia. E nella Piazza della Libertà, proprio di fronte alla chiesa principale di Appiano Gentile, il presidente pedale appianese Lino Tagliabue ha invitato Don Giuseppe Conti a benedire tutti i presenti. Naturalmente non poteva mancare il primo cittadino, il signor Carlo Pagani, l'assessore allo sport Diego D'Amore e è presente anche la signora Anna Maria Pagani, titolare della Tessi Stampa, nuora del maestro Benvenuto Vergottini, personaggio mai dimenticato dalla comunità di Appiano Gentile. Figlio e Spirito Santo. Amen. E dopo questo particolare momento religioso, eccoci alla via di questa prova. Alle 18.01 sta per partire Matteo Angelo Trambaioli, corridore della Ciclamanti di Senago, e ad abbassare la bandiera a scacchi è l'assessore dello sport del comune di Appiano Gentile, Diego D'Amore, a sorreggere l'atleta, il presidente provinciale Franco Bettoni. E da questo momento è un continuo prendere il via da parte di questi atleti che hanno deciso di onorare con la loro presenza gli sforzi organizzativi del comitato organizzatore. Avete visto il varesino Yui Marsico ed ora la volta di Andrea Perri, allievo al secondo anno, mentre gli atleti che abbiamo visto in precedenza erano tutti al primo anno. C'è anche una presenza svizzera, lo avete visto, è il corridore del Velo Club Bellinzona Elia Passerini ed ora Simone Nobili. Carlo Pagani, corso in svolgimento, per lei è la prima volta, essendo stato appena eletto, un'esperienza positiva sicuramente. Sì, beh, l'avevo vissuta come vice sindaco negli anni scorsi, quest'anno è più bella, sono contento che questa bella cerimonia venga svolta sempre nella nostra piano e soprattutto in questa piazza che si adatta molto a una gara a cronometro con partenza e arrivo nello stesso luogo, per cui ci fa molto piacere che il Giro della Provincia parta sempre da piano. Un tracciato di 3 km e 400 metri tutto sul territorio di Appiano Gentile, e quello che avete visto partire in questo momento è il portacolori dell'Alzate Brianza, Andrea Mauri, seguito poi da Marco Riva della Remo Calzolari Ambrosoli. Naturalmente stiamo facendo una carrellata giusto per gratificare tutte le società presenti, avete visto Nicola Martinelli ed ora la volta di Gabriele Sirtori dell'Unione Ciclistica Costa Masnaga. Un bel primo piano del presidente Lino Tagliabue, uomo di poche parole ma di grandi fatti, lo ha dimostrato ancora oggi organizzando alla grande questa manifestazione. Inquadrato un corridore varesino, appartiene alla gruppo sportivo ciclistico Comerio Veteracar, società che ha organizzato l'ultima tappa del Giro della Provincia di Varese. Il nome di quell'atleta è Luca Scucco, ma qui attenzione, un atleta al primo anno sempre dell'Alzate Brianza, vera scuola del ciclismo, ed è stato proprio un loro corridore, un certo Bianchi, che ha conquistato il Giro della Provincia di Varese, lo vedremo poi in gara. Quindi complimenti al gruppo sportivo Alzate Brianza.
Ora ci spostiamo in Ticino, naturalmente parlando dei corridoi, Velo Club Bellinzona, Thomas Cavagna con la sua tradizionale casacca completo rosso. Ora è la volta di un atleta del Velo Club Sovico al primo anno, Emanuele Paravicini, seguito nelle immagini da Samuele Zanaboni della Unione Ciclistica Pessano, società che organizzerà a breve la Pessano Roncola, gara per dilettanti. Ora è la volta del Comasco, del capiaghese Mauro Caneva, atleta al primo anno, quindi tutto da scoprire nel corso di questo giro ciclistico della provincia di Como, Lecco e Sondrio. Eccoci con le immagini sul Bergamasco di Romano di Lombardia, Andrea Giussani. Sempre molto forte la rappresentanza bergamasca qui al giro della provincia di Como. Ci ricordiamo Alessandro Paganessi, Giovan Battista Zonca e più recentemente il corridore della Palladino, Roberto Cattaneo, vincitore del giro nel 2009. E intanto inquadrato l'atleta sempre comasco della Cassina Rizzardi al primo anno, che risponde al nome di Marco Gottardi, ecco che va a concludere la prova. Mentre si appresta a partire il portacolore del Velo Club Sovico, Luca Belloni, che precede di un minuto il ticinese Alessandro Leoni. Ma siamo prossimi ad ascoltare la voce di un altro ospite, un ospite importante per questa comunità. Innocente Pagani, colui che per oltre un ventennio ha tenuto le redini di questo pedale pianese ed oggi si gode le fatiche organizzative degli altri con tanto piacere, visto che lei è il presidente onorario. La ringrazio. È un onore essere presidente di questa società, veramente, anche se ormai io purtroppo, dato l'età, mi hanno messo in un secondo gradino. Comunque però sono fierissimo dei miei collaboratori, dei collaboratori del Pedale Pianese e in modo particolare del presidente. Vorrei ringraziare anche lo sponsor che è passato adesso, è di Lurago Marinone e Pagani Tino, e abbiamo il piacere di averlo con noi. È uno dei vostri principali sponsor per quanto riguarda questa tappa del Giro della Provincia, un Giro della Provincia storico che lei si ricorda fin dalle prime battute. Certo, altri ho fatto Motta e altri corridori molto validissimi che hanno tenuto in alto la bandiera italiana anche all'estero. E tra una chiacchierata all'altra, naturalmente, ecco che continuano a giungere sul traguardo gli allievi che stanno partecipando a questo cronoprologo di apertura che distribuisce i punti per la classifica generale. La metà del valore che viene attribuito ad ogni piazzamento nelle prove tradizionali su strada. Quindi questa sera chi farà fermare il cronometro sul miglior tempo avrà la possibilità di indossare quella maglia con impressa a caratteri cubitali numero 64 che rappresenta l'edizione del Giro della Provincia di Como. Avete visto l'amico Castelli, colui che ci ha permesso prima e ci permetterà più avanti di riprendere i corridori in gara. Lui appartiene al gruppo di motociclisti della Lario Scorte diretti dall'espertissimo Ernesto Bietti, mentre qui vedete tagliare il traguardo un atleta della Orinese, il numero 44 per l'esattezza, risponde al nome di Luca Marini. Siamo, come abbiamo detto, prossimi ad altre partenze e ci siamo mossi con la nostra moto e andiamo ad ora ad osservare il numero 36, Cristian Fumagalli della società ciclistica marianese, che avrà il compito, la società sua di appartenenza, di ricordare con la quarta prova del Giro della Provincia Giovanni Dubini, un personaggio indimenticato, è proprio il caso di dirlo, per la comunità di Mariano Comense.
Inquadrato invece in questo momento è Paolo Colombelli della Cicloteam di Nembro, altra società sempre presente al Giro della Provincia. Novità assoluta invece è la presenza di questo atleta al primo anno, pensate, viene dalla Val d'Aosta, risponde al nome di Michel Picco, un atleta che fa diversi chilometri per misurarsi con il meglio del ciclismo lombardo e piemontese, perché qui al Giro della Provincia ci sono anche atleti di primissimo piano per quanto riguarda naturalmente la regione Piemonte. Ma attenzione, l'osservazione è per questo atleta, risponde al nome di Matteo Moschetti, atleta che sicuramente con le 4 vittorie stagionali può essere iscritto tra i migliori e più accreditati alla vittoria finale di questo giro. Matteo Moschetti corre per la società ciclistica Busto Garolfo, mentre qui in quadrato è Davide Trimboli della Remo Calzolaia Ambrosoli, società che da sempre ha avuto tra le proprie file atleti di primissimo piano, soprattutto in queste categorie, le categorie da loro seguite proprio storicamente. Ed eccoci sul varesino Jacopo Schiavon, che vedete sofferente alle muscolature delle gambe, ma ciò nonostante si impegna al massimo per cercare di far siglare un buon tempo al termine dei 3400 metri in programma, mentre vediamo in questo momento la figura di Giovanni Pedretti, corridore che viene da Cremona, lui gareggia per la Cremonese 1891 gruppo Arvedi, un atleta che abbiamo già avuto modo di vedere al Giro della Provincia di Varese, un atleta che ha già nel suo carniere una manciata di vittorie e quindi un atleta altro probabile protagonista a questo giro. Nel frattempo va detto che Matteo Moschetti, con il numero 25 della Busto Garolfo, quindi compagno di squadra dell'atleta che vediamo qui inquadrato, Samuel Crespi, ha fatto segnare il miglior tempo, i 3 km in 400 in 4 primi 24 secondi e 360 alla media di 46 e 300, quindi quello è il tempo da battere. Andrea Connaghi del Velo Club Sovico e subito dopo Michael Morandi della Remo Calzolari Ambrosoli. Abbiamo detto la Ambrosoli, una squadra che da sempre ha avuto tra le proprie file atleti di primissima importanza. Vedete quanta grinta ha appunto il Michael Morandi nell'affrontare questa cronometro. E ora la volta di un altro ragazzo molto interessante, atleta al primo anno, corre per la società ciclistica Orinese, il suo nome è Nicolas Rinaldi, quindi un atleta che abbiamo già visto nelle prime posizioni degli ordini d'arrivo, un atleta che sicuramente potrà dire molto nel prossimo futuro. Dopo Rinaldi le immagini ci mostrano Alessandro Galimberti, appartenente al gruppo sportivo Giovani Giussanesi Ferramente Pozzi, una squadra questa che appunto cura solamente i giovani, giovanissimi esordienti ed allievi, che ha in questo atleta una delle proprie speranze per la classifica generale di questa importante gara. Ma attenzione, siamo sul numero 7 di gara, Giacomo Garavaglia, atleta al secondo anno in forza alla Busto Garolfo, società dell'Alto Milanese, che ha già in testa il suo compagno di squadra Matteo Moschetti, mentre qui, attenzione, con il numero 3 Federico Burchio, altro atleta molto interessante per il futuro di questa corsa, lui gareggia per la Lions Cycling Team, è un corridore piemontese. Con il numero 2 Marco Molteni dell'Unione Ciclistica Costa Masnaga, uomo di punta della società lecchese, che concluderà con l'ultima prova questa importante manifestazione datata 2012, un Marco Molteni che cerca di ovviamente andare alla vittoria, mentre è giusto
precisare che sul traguardo Giacomo Garavaglia ha fatto registrare il miglior tempo, migliore di una decina di secondi di quello del compagno di squadra Matteo Moschetti. Quindi due uomini della Busto Garolfo in testa, pensate alla media di 48,068 per il momento. E qui inquadrato l'ultimo corridore in gara per questa cronoprologo di Appiano Gentile, Alessandro Meloni, che è il campione lombardo su strada in carica. Una buona struttura la sua, viene dalla Cicli Peracchi di Sovere, quindi in provincia di Bergamo. Uomini duri, lo dimostra anche l'impostazione in bicicletta. Damiano Speroni, ex presidente del pedale appianese, è un po' un punto di riferimento per tutta la comunità ciclistica di questa località, che quest'oggi ha ospitato la prima prova, anzi la cronometro individuale del 64esimo giro ciclistico della provincia di Como. Un onore e un onere importante per tutti voi. È proprio davvero un onore e un onere, perché è un po' il proseguimento della nostra società. Avendo perso quest'anno purtroppo la classica Benvenuto Vergottini, però continuiamo appunto con questo prologo al quarto anno. Penso che anche quest'anno sia riuscito nel modo giusto, con 115 partenti, campione lombardo, Ostorero e l'altro Pedretti. Diciamo che come società sono soddisfatto, devo ringraziare logicamente chi ci sta dando una mano, nel senso proprio di sponsorizzazione, il comune, la città di Appiano Gentile, che è presente col sindaco, e ringrazio proprio tutti di vero cuore, grazie. E siamo così giunti al momento della ufficializzazione delle classifiche. Il presidente Bettoni intanto informa la cittadinanza e gli amici amanti del ciclismo che purtroppo non verrà effettuata la gara con arrivo su al muro di Sormano, ma c'è stata una grande promessa: l'anno prossimo si ritornerà a gareggiare quella che è stata per molti una delle più belle gare della passata stagione. Ma veniamo alla cronometro. Avete visto a indossare la maglia Ciclamino di leader della classifica dei giovani Ottavio Dotti, quinto nell'ordine d'arrivo, mentre ad indossare quella bianca rifatta da Moreno, dove tutta costa meno, maglia che gli è stata consegnata dal titolare dell'azienda Claudio Aldegheri, è il corridore della Busto Garolfo Giacomo Garavaglia, che ha conquistato la vittoria in 4:14.640 alla media, udite udite, di 48.68. Una prestazione d'alti tempi, potremmo dire, per questo atleta, che sicuramente potrà essere nel prossimo futuro l'atleta da battere. In seconda posizione il suo compagno di squadra Matteo Moschetti, terzo tempo invece per il corridore della Cabiaghese Marco Galimberti, che nella corrente stagione ha conquistato ben 5 vittorie stagionali. Sul palco anche la campionessa italiana Martina Alzini. Ci troviamo in pieno centro di Sondrio, e più esattamente nella stupenda piazza Campello, che poi è anche la sede del municipio di questa città capoluogo della Valtellina. Michele Imparato, presidente provinciale per la Federazione Ciclistica Italiana, Sondrio oggi ospita per la 28esima edizione una gara che è un po' il fiore all'occhiello del movimento ciclistico in provincia, il trofeo Interclub Ponchiera, una gara che sta scrivendo la storia della prima tappa del Giro della provincia di Como, che ogni anno viene qui a farvi visita. Grazie Angelo, la gara che sta per svolgersi, la gara che tra qualche minuto partirà, come dicevi, in effetti ormai è tradizione che ospita la prima tappa del prestigioso giro delle province Como, Lecco e Sondrio, anche se per bene di Bettoni
è più giusto dire il Giro della provincia di Como, che ormai è una classica giunta alla sua 64esima, se non ricordo male, edizione, e per cui per noi qui a Sondrio è un grande onore ospitare questa manifestazione. Quest'anno in particolare registriamo l'iscrizione di tanti atleti della provincia di Sondrio che hanno corso con gli esordienti fino all'anno scorso in società di questa provincia. Poi da quest'anno o da due anni, a secondo se sono primo anno o secondo anno allievi, sono passate a società amiche del tipo Alzate Brianza, Capiaghese, Costa Masnaga e quant'altro. Di questo noi siamo soddisfatti, l'organizzazione degli amici dell'Interclub Ponchiera è sempre volta in particolare a tutelare l'incolumità dei corridori e a fare in modo che il tutto si svolga nel migliore dei modi. Quindi noi della federazione, come dicevi, di questa gara ne facciamo un po' come se fosse il nostro fiore all'occhiello, visto che in provincia di Sondrio la vocazione è più che altra rivolta al fuoristrada, al mountain bike e al ciclocross. Quindi noi siamo contenti e speriamo che anche per il futuro possa continuare in questo modo. C'è comunque da pensare al presente. Il presente si chiama Marco Gallimberti, è lui che indossa questa mattina la partenza della prima tappa in linea dopo il cronoprologo del venerdì precedente, dicevamo, è lui che indossa la maglia di leader della classifica. Mancano infatti gli atleti della Busto Garolfo che evidentemente non se la sono sentiti di fare una trasferta così lunga per giungere qui su fino a Sondrio. Una partecipazione abbastanza numerosa, 90 i corridori iscritti, 80 i partenti, tutto questo per rendere felici naturalmente l'ennesima iniziativa ciclistica del gruppo sportivo, pardon, della società ciclistica dilettantistica Interclub Ponchiera, che per il 28esimo anno consecutivo propone anche questo evento. Uomini dalla fede interista, ovviamente guidati dal presidente Mario Bordoni, che da più di 30 anni ci mettono la faccia, così recita la loro locandina, per favorire l'interesse dei giovani verso il mondo dello sport, qualunque esso sia, e varie sono le iniziative per quanto riguarda il ciclismo, oltre a questa tappa d'apertura del Giro della provincia di Como, anche in collaborazione col Comune di Sondrio, una manifestazione dal nome molto chiaro: Io Giro in Bici. Ma non solo. Gli uomini dell'Interclub Ponchiera hanno dato la loro collaborazione all'associazione Arcieri Rezia per l'organizzazione di una gara di tiro con l'arco. Ma veniamo alla corsa in oggetto. Abbiamo detto 28esimo Gran Premio Interclub Ponchiera, trofeo Bresaule della Valtellina del Zoppo, e naturalmente c'è anche un modo per ricordare la memoria di Giacomo Giotta con una medaglia d'oro, la 23esima della serie. E tutto questo grazie al contributo e al patrocinio della comunità montana della Valtellina, della provincia e del comune di Sondrio. Con il numero 4 vedete Marco Molteni dell'Unione Ciclistica Costa Masnaga, con il 49 e invece il varesino Davide Canziani della Comerio Vetera Carra. Un percorso lungo 77 chilometri che vedrà gli atleti percorrere la parte centrale delle strade della Valtellina e dovrà in un certo senso scalare, si fa per dire, ma comunque una strada in salita per ben due volte la località di Caiolo e poi in località Piateda lo strappo della Streppona, uno strappo breve ma intenso in quanto pendenza, passate al 12%, ed infine, dopo essere transitati da Sondrio città, quando mancheranno 11 km alla conclusione, inizia la salita che porta al Gran Premio della Montagna di Ponchiera, laddove è la sede appunto della società che organizza. Ma veniamo alla cronaca.
due atleti al comando, li vedete inquadrati, sono Samuele Bosisio della Remo Cazzolari Ambrosoli ed Andrea Colnaghi della Velo Club Sovico. I due atleti hanno una trentina di secondi di vantaggio, sono due atleti al primo anno, quindi a testimoniare che di fatto non ci sono reverenze nei confronti dei più esperti nati nel 1996. Questi sono due atleti del 97, vedete con quanta grinta continuano nella loro marcia solitaria, due atleti appartenenti a quelle società che di fatto sono le più attive, questa il Velo Club Sovico della provincia di Monza e Brianza, l'altra la Remo Calzolari Ambrosoli che è una società appunto della provincia di Como. Ma attenzione, è uscito dal gruppo Nicolas Dalla Valle, è un corridore questo che viene dal Veneto e più esattamente dalla provincia di Padova, è un atleta della Guadense Rotogal, un atleta che ha vinto una sola gara quest'anno ma che qui sta dimostrando di avere le carte in regola per ben figurare. Primo piano di Andrea Colnaghi è uno dei due gemellini, il suo fratello Davide qualche anno fa conquistò la vittoria nel ciclocross, campionato italiano nel ciclocross per quanto riguarda gli esordienti al primo anno, e avete visto in pratica che il corridore veneto Nicolas Dalla Valle è stato ripreso anche lui, ricordiamolo, atleta al primo anno. In testa al gruppo abbiamo visto Yuri Marsico della Caravatese, Roberto Viscardi del Velo Club Sovico e Rocco Ventrelli della Costa Masnaga. Ma era la volta dello scatto di Matteo Trombaioli, atleta al primo anno anche lui, corre per la Ciclamanti di Senago, una delle più belle realtà, forse consuma troppe energie, deve imparare un pochettino a correre, ma sicuramente ci darà, darà molte soddisfazioni ai dirigenti della sua società. In testa in questo momento al gruppo è Daniele Cantoni del gruppo sportivo Alzate Brianza, mentre controlla bene con il numero 3 appunto il leader Marco Galimberti della Capiaghese, lo vedete qui inquadrato, atleta interessantissimo, 5 vittorie stagionali le sue e quindi ha tutte le carte in regola per confermare quest'oggi la sua classifica provvisoria qui al Giro della provincia di Como, giunto alla 64esima edizione. Con il numero 11 avete visto l'atleta de sempre della Capiaghese Davide Petilli, e poi naturalmente la gara si fa tattica, ricordiamo che davanti sempre ci sono i due Samuele Bosisio e Andrea Colnaghi, avete visto che si è messo in testa a tirare anche il numero 3 Marco Gallimberti. Altro ritmo verrebbe da dire guardando le immagini di questi due atleti che hanno deciso naturalmente di prendere il largo, ritmo di pedalata è più elevato rispetto a quello del gruppo, dietro stanno a guardare, ma forse hanno ragione loro dal momento che comunque la strada è ancora lunga e soprattutto ci sono due volte la salitella di Caiolo, poi come abbiamo detto in località Piateda lo strappo della Streppuna ed infine la salita, quella che metterà in chiaro quello che potrà essere il vincitore in questa tappa. Ecco, gli atleti stanno salendo verso Caiola, vedete ci sono tanti accompagnatori pronti a fornire le borracce, è un tratto in salita non di elevata pendenza ma comunque importante nell'economia della corsa, questa 28esima edizione del Gran Premio Interclub Ponchiera. Ma ormai gli inseguitori sono lì vicini, vedete che Andrea Colnaghi si è appunto voltato, è scattato dal gruppo un atleta del gruppo sportivo Alzate Brianza ed eccolo lì che proprio nel centro abitato di Caiola addirittura da prima supera
i due fuggitivi e poi se ne va tutto solo, almeno cerca di andarsene. Il suo nome è Daniele Cantoni, appunto dell'Alzate Brianza, una squadra questa con una decina di elementi presenti quest'oggi, tra cui quel Bianchi che ha conquistato la vittoria nella classifica generale del Giro della Provincia di Varese con la vittoria di due tappe e buone prestazioni nelle restanti tre, tali da consentirgli di vincere il Giro con un discreto margine di vantaggio. Ma dal gruppo è uscito ancora il numero 20, eccolo qui inquadrato, Nicolas Dalla Valle della Guadense, vedete che sta per raggiungere i tre fuggitivi, che è giusto ricordare sono Andrea Colnaghi, Samuele Bosisio e Daniele Cantoni. Ecco ora un quartetto alla comando. Ma dal gruppo escono altri due corridori, tutti al primo anno, sono Matteo Stocco del Velo Club Castelmagnago 1992 e con il numero 79 Rocco Ventrelli della Unione Ciclistica Costa Masnaga, un tentativo di fuga che però viene annullato, nulla di fatto per pochi minuti ancora però, perché in contropiede si è formato in testa un terzetto con il numero 20, il corridore che viene dal Veneto, dalla provincia di Padova, Nicolas Dalla Valle, poi con il numero 26 Matteo Stocco, lo vediamo con la maglia giallo rossa e blu del Velo Club Cassano Magnago 1992 e con la maglia dell'Unione Ciclistica Costa Masnaga, qui inquadrato in questo momento il longilineo scalatore Rocco Ventrelli. Tutti questi atleti, questi tre che abbiamo nominato, che di fatto sono in testa alla corsa, sono atleti al primo anno. Quest'anno l'amico Franco Bettoni è riuscito a trovare un nuovo sponsor da mettere sulla maglia di leader, rifatto infatti da quest'anno con il marchio D'Amore, dove tutto costa meno. Tutto questo grazie alla sportività di Claudio Aldeieri, ex corridore, ce lo ricordiamo qualche anno fa, e poi uno degli organizzatori della Trevalli Varesine. Poi dopo tutto è cambiato, naturalmente Aldeieri è uscito dalla società, ma comunque insomma uomo di esperienza ma soprattutto di grande passione, infatti aiuta economicamente, è giusto dirlo, la Coppa del Mondo di ciclismo femminile che si svolge a Cittiglio, e poi è presente sulle maglie di alcuni gruppi sportivi e non ultimo ad esempio la Orinese, che è qui presente con i suoi atleti. Bel primo piano di Davide Ostoreo, uno degli atleti più interessanti del nostro paese, anzi è il corridore che ha raggiunto un maggior punteggio nella speciale classifica degli allievi, corridore che gareggia per la Rostese, ha ottenuto già quest'anno 86 punti, pensate, a fronte di 5 vittorie, 8 secondi posti e altrettanti terzi posti, quindi un corridore sempre piazzato, un corridore sempre presente nelle gare che contano. Peccato che il Giro della Provincia di Como lo dovrà perdere in occasione della Coppa d'Oro e della Coppa Dino Didi, ma siamo certi che anche oggi potrà dare il contributo alla storia di questa edizione del Gran Premio Interclub di Ponchiera. Va detto che la manifestazione sarà seguita per tutte le 5 tappe dallo staff dei motociclisti espertissimi dell'Alario Scorte, che ha in Ernesto Bietti l'uomo faro, l'uomo che coordina il tutto. Altra cosa da far notare qui al Giro della Provincia di Como, va detto che i primi 15 della classifica generale indossano il numero appunto della loro posizione in classifica, quindi è più facile anche capire se tra i presenti magari in una fuga ci sono atleti di classifica o meno. Con il numero 8 avevamo visto in precedenza
Un altro atleta molto interessante, Federico Burchio, corre per la Lions Cycling Team, altro atleta piemontese che spesso viene appunto a gareggiare in Lombardia. Quello che avete visto è il già citato Ernesto Bietti, che coordina il servizio di scorta tecnica, e qui vedete è la salita della Strepona, 12% di pendenza, sono solo 500 metri ma sufficienti a far capire chi tra questi atleti ha nelle gambe la possibilità di gareggiare per la vittoria. Sempre un bel primo piano del numero 20, Nicolas Dallavalle, della Guadense, una delle società venete più conosciute per il proprio vivaio, atleti che vanno bene sia su strada che nel ciclocross. Anche una squadra della categoria juniores, ma guardate, ancora movimento in testa al gruppo, alti due atleti cercano di chiudere il buco. Abbiamo visto Andrea Pace del Velo Club Sovico, eccolo qui inquadrato sulla sua ruota, Matteo Villa dell'Unione Ciclistica Pessano, un'altra società del milanese. Stiamo attraversando Sondrio, siamo veramente nella zona storica di questa città che è capitale non solo dello sport estivo ma anche di quello invernale, ed ora è iniziata a questo punto l'ultima salita, quella che porta al Gran Premio della Montagna di Ponchiera. Nicolas Dallavalle, Rocco Ventrelli e Matteo Stocco a segnare il passo in questa che è praticamente un po', potrebbe essere il poggio della Milano-Sanremo. Infatti quando saranno giunti sul Gran Premio della Montagna mancheranno 8 km alla conclusione, un piccolo tratto in pianura, potremmo dire così, e poi giù in picchiata verso Sondrio, dove è posto l'arrivo in corso 25 aprile. È una salita tosta, lo vedete anche dalle immagini, vedete i volti, la fatica che fanno questi corridori, che seppur incoraggiati dai propri accompagnatori naturalmente devono fare i conti con la pendenza di questa salita che porta su a Ponchiera. C'è il padre di Dallavalle che gli consegna in questo momento una borraccia, è un ex professionista, oggi invece spende tempo e denaro per seguire le orme sportive del proprio figliolo, che a guardarlo così è dotato veramente quasi come il padre. Ci siamo fermati un attimo per assistere a cosa succede alle spalle dei tre fuggitivi, c'è un gran movimento, è proprio il caso di dirlo, vediamo là in testa Ostoero, lo vediamo con il numero 6, è lui l'uomo che sta facendo l'andatura per recuperare i tre fuggitivi, in seconda posizione il numero 5 Ottavio Dotti della quota Eupiglio, leader della classifica giovani, poi abbiamo visto Andrea Mauri, Nicola Martinelli, entrambi dell'alzate Brianza, poi con il numero 8 di questo gruppetto fa parte anche Federico Burchio della Lions Cycling Team, squadra piemontese, Niccolò Fornoni della Unione Ciclistica Costa Masnaga, c'è anche uno svizzero, lo vedete con il numero 27, Zeno Caminada del Velo Club Mendrisio, e poi naturalmente c'è anche il leader della classifica provvisoria, quella Marco Galimberti della Capiaghese, lo vedete lì con la maglia bianca, pantaloncini rossi, in quarta posizione. Fare l'andatura in questo momento è l'ottimo, è il caso di dirlo, Davide Ostoreo, corridore che ha ottenuto una sequela importante di vittorie, ed ecco che viene già recuperato a questo punto Matteo Stocco, il primo ad arrendersi dei tre su queste rampe veramente difficili. Il secondo ad essere recuperato è il 79 Rocco Ventrelli, ma chi invece transita tutto solo sotto lo striscione della Gran Premio della Montagna e non ha intenzione affatto di arrendersi, lo vedete inquadrato, è Nicolas Dallavalle, corridore al primo anno, si
alza un attimino Ostorello, che ha fatto un grande forcing per andare a recuperare i corridoi, e è scattato lo svizzero Zeno Caminada, ma subito viene naturalmente ribloccato da Ostorello. Quindi una gara che sta diventando in un certo senso tattica. Là davanti lo vedete, a pochi secondi, ne avrà 7-8 non di più, il numero 20 Nicolas Dalla Valle, che ormai è uscito dall'abitato di Ponchiera, così come i suoi più immediati inseguitori. Li conosciamo in testa, avete visto la maglia della Rostese, quella di Davide Ostorello. In questo tratto di pianura il giovane veneto, lo dicevamo, corridore che viene da Padova, inquadrato in questo momento, Nicolas Dalla Valle, guadagna addirittura del terreno, ma non si perdono d'animo naturalmente gli inseguitori, che ora hanno anche tra le proprie file il numero 55, corridore della Ambrosoli, che risponde al nome di Michael Morandi. Ci sono diversi corridori quindi qui di alta classifica in questo tratto, un tratto da dove poi in località Arquino inizia la discesa, la picchiata verso Sondrio. Sono 3 chilometri circa di discesa, poi una volta giunti in una piazza dove fa bello sfoggio una fontana, mancheranno veramente solo 2 chilometri alla conclusione. Non ci sembra molto convinto a questo punto Nicolas Dalla Valle, e se ne stanno approfittando i principali inseguitori. Vedete qui con il numero 44 Nicola Martinelli, in seconda posizione Dotti, si guardano, guarda in faccia il leader della classifica generale Marco Galimberti, quindi Dotti non si accontenta in questo caso di conservare la sua maglia, ma vuole anche gareggiare per la classifica generale. Vedete Ostorello, Dotti e Galimberti nelle prime posizioni, stanno ancora temporeggiando ed ecco che Dotti scatta, ma subito alla sua ruota si pone Marco Galimberti, che gli va a dire in pratica: ma dove vuoi andare? Tra poco il corridore verrà raggiunto e siamo proprio nella condizione di mostrarvi il ricongiungimento di Della Valle da parte, lo vedete, il primo a giungere alle sue spalle è Ottavio Dotti. Si è aggiunto al gruppo anche il valdostano Michel Picot della Orange Bike, lo vediamo qui in ultima posizione, quindi atleti che stanno per entrare in Sondrio per la conclusione di questa prima tappa del Giro della provincia di Como. Cartello di Sondrio, la fontana in piazza Bertacchi e poi naturalmente eccoci prossimi al traguardo. Vedete lì sul palo il triangolo rosso, quindi a 1 chilometro lasciamo naturalmente il gruppetto di testa che ormai pensa solo alla volata. Raggiungiamo l'arrivo in corso 25 aprile ed ecco volata vincente del capoclassifica Marco Galimberti, seconda posizione per Ottavio Dotti, terza posizione per lo svizzero Zeno Caminada, poi Burchio, Martinelli, Morandi, Picco, Ostorello, Dalla Valle e Fornoni. Vi abbiamo riproposto l'arrivo al rallentatore ed ora spazio alle interviste. Marco Galimberti, sesta vittoria stagionale che conferma così questa maglia indossato pur essendo al terzo posto della classifica generale alla partenza questa mattina. Sì, è stata una bella gara, con questa vittoria consolida la maglia, che è già un bel risultato. Sesta vittoria stagionale, dicevamo. Sì, sesta vittoria stagionale, vengo da un ottimo periodo di forma e la vittoria ci voleva. Complimenti, più che mai confermata la tua maglia ciclamino, il migliore del primo anno. Sì, ho confermato la maglia, però nelle prossime gare mi impegnerò anche per la classifica generale. Zeno Caminada, Velo Calmendrisio, beh, oggi a momenti ti viene il colpaccio, sei scappato anche, si può dire, al termine della salita, hai cercato di fare il vuoto, ma poi cos'è successo? Volevo accontentarmi del GPM, poi ho visto che la gamba girava bene, ho provato,
ad andare, ma mi hanno raggiunto. Si vede che anche loro avevano una gamba buona. Sul traguardo? Sul traguardo ho fatto forse la volata più bella della mia vita, perché io di solito in volata arrivo 12° su 12, mentre oggi ho fatto 3°o 4°, dobbiamo vedere adesso il photo finish. Omonbono Meneghini, assessore dello sport del comune di Sondrio, all'interno di questo bellissimo palazzo pretorio, sorridente più che mai, soddisfatto di quanto sta avvenendo ed è avvenuto fino ad ora qui nella vostra splendida Sondrio. Assolutamente, è stata come sempre una bellissima manifestazione. Io sono convinto che manifestazioni di questo tipo, che non sono relegate all'interno di una struttura sportiva ma che coinvolgono la città e fanno vivere la cittadinanza direttamente l'evento che sta accadendo, sono da promuovere, da sostenere e da incentivare nei limiti del possibile di un'amministrazione. Dunque credo che colorare le strade della città con ragazzi che si impegnano per lo sport è sicuramente un esempio da trasmettere e da divulgare il più possibile. Un finale incerto fino all'ultimo metro. Finale incerto dovuto anche al percorso che è più vario che mai, dove presenta poi le difficoltà maggiori proprio nell'ultimo momento, l'ultimo pezzo, la salita verso Ponchiera è quella che ha fatto, diciamo, ha scremato i ciclisti e ha degradato un pochino il gruppo rispetto a quello che erano quelli in fuga. È stato bellissimo, entusiasmante, bellissimo ancora di più il fatto che sia un ciclista nostro conterraneo, un ciclista valtellinese, che si è aggiudicato questa tappa. Ma siamo ora alla premiazione, al momento ufficiale della consegna delle maglie, e meritato la maglia Pua del Gran Premio della Montagna al corridore che viene dal Veneto, Nicolas Dalla Valle. Meritata anche quella ciclamino rifatta alla provincia per Ottavio Dotti, che così, giungendosi il traguardo al secondo posto, ha aumentato il suo punteggio, e poi naturalmente oggi più che mai la conferma della maglia bianca sulle spalle di Marco Galimberti, che va così sul gradino più alto di questo podio e conquista anche la maglia di campione provinciale. Ed è Mario Bordoni, presidente dell'Interclub di Ponchiera, che a questo punto consegna le coppe, i premi ai primi 3 classificati della gara di questo 28° trofeo Gran Premio Interclub Ponchiera. 23ª medaglia d'oro, Giacomo Giotta alla memoria. Un trofeo anche a nome di Nino Imparato alla società meglio classificata nei primi 5. Nicolas Dalla Valle viene da Padova per essere protagonista in questo giro ciclistico della provincia di Como, e oggi lo sei stato in pieno, preso negli ultimissimi chilometri, hai conquistato comunque la titolarità della maglia di leader della classifica della montagna. Una buona prova la tua. Sì, siamo andati in fuga in 3 a metà gara circa. Dopo, nell'ultima salita, quando mancavano 2 chilometri al GPM, ho aumentato il ritmo e sono riuscito a restare da solo. Dopo, in fondo alla discesa, meno 2,5-3 chilometri dall'arrivo, sono stato ripreso da un gruppo di 15 corridori. E nella volata sono riuscito a fare 9°. Mario Bordoni, presidente dell'Interclub Ponchiera, che ormai da 28 anni si è abbinato con un altro sport. Cosa c'entra il calcio con il ciclismo? Noi abbiamo la cultura dello sport, la cultura dei giovani, e questo è un connubio importante, una gara molto importante. Siamo maturi per garantire le gare anche nel prossimo futuro. Una cosa è certa quindi, che al di là di come vada l'Inter nella stagione, ci sarà ancora il Gran Premio Inter Club Ponchiera. Assolutamente sì, noi ormai siamo consapevoli di andare avanti per parecchi anni, almeno si spera. Abbiamo un'organizzazione che, se avete visto, è ottimale, perché ha garantito la sicurezza in ogni reparto, in ogni strada, più i motociclisti. Devo ringraziare tutta la mia organizzazione, perché ha fatto un lavoro eccezionale, come d'altronde hanno fatto tutti gli anni. Del resto, quando si ha l'aiuto anche del gruppo degli alpini di Ponchiera e Arquino, il successo è assicurato, e lo è anche il ristoro dopo la corsa proprio nella baita degli alpini, dove sono esposte anche alcune foto della passata edizione. Ma rigodiamoci l'arrivo del vincitore odierno, Marco Galimberti.